Ciao, bentornati allo sfavillante canale Anaïs Superstar. Io odio girare video con luce artificiale, non lo sopporto e non mi piacciono neppure i video fatti con la luce artificiale, preferisco sempre la luce naturale, ma... Ragazzi, c'è un tempo da lupi che non passa, non è tardi, è pieno giorno, ma c'è buio. Quindi video con luce artificiale. Ho dimenticato di mettere luci d'ombra, me ne sono accorta adesso perché ho pensato, ma che lambra screpolate che ho, aspetta, l'avevo in tasca. Un attimo, quindi ora li facciamo da capo. Ora che luci d'ombra da capo, fai finta di non aver vista la parte di prima, quindi. Ciao, bentornati nello sfogliante canale dei Superstar preferiti di dicembre. Ma allora, ma solo a me è volato dicembre? Ma non ho capito niente, ma giuro. E solitamente è un mese... infinito, dicembre non finisce, ma solitamente io non lo vivo benissimo, non amo molto le feste, quindi figurati quanto mi piace dicembre, ma mi è volato, è stato stupendo, le feste sono volate, l'albero è già andato in garage, tutto è volato, tutto è stato velocissimo, troppo bello, cioè una gioia proprio alla fine dell'anno, c'è stata, sì, dicembre quasi non pervenuto, pervenutissimo, attenzione, non sto dicendo che è pervenutissimo, però c'è. Pervenuto è preferito random del mese di dicembre, senza ombra di dubbio, c'avevo anche questo in tasca, ho delle tasche molto capienti in questa giornata. Dicevo, preferiti del mese di dicembre, ma penso che me li porterò anche al mese di gennaio. Io faccio letti di carta perché diciamo che c'è, insomma, questa influenza che gira, che è una cosa gradevolissima. Io ho provato a schivarla, questa influenza, veramente per almeno 2 settimane, e devo dire ci sono riuscita. Poi l'ho presa, si è trovata bene, perché qua tutto sommato si sta abbastanza bene, e non se n'è andata perché mi ha detto, tipo, tutto sommato signora, qua mi trovo bene, che faccio il resto? E io ho detto, no, influenza, se vuoi te ne puoi andare, non è che, cioè, poi una certa, sai, e l'è rimasta, non se n'è mai più andata. Se avessi potuto dire i nomi di farmaci all'interno di un video, ti avrei sparato i farmaci, proprio ti avrei detto nomi di un farmaco, di uno spray nasale, di uno spray per la gola, di un antipiretico, ti avrei detto nomi di farmaci perché diciamo che dicembre è stato... bella questa influenza, graziosissima, carinissima. Comunque, metto i fazzoletti perché meno male ci sono i fazzolettini, altrimenti con i fazzoletti di carta. E qui io aprirei una parentesi enorme, ma come facevano quando non c'erano i fazzoletti di carta, quando non c'erano gli assorbenti? Ho visto un reel interessantissimo di una ragazza che ha fatto vedere gli assorbenti negli ultimi 100 anni. Meno male che sono nata negli anni 80. Andiamo avanti. Li rimetto nella bella tasca capiente della mia tuta, anche il pantalone alle tasche, sì, anche il pantalone alle tasche, e anche queste tasche sono capienti. The Zenis. Però non lo so se la trovi più questa tuta, che l'ho presa a settembre, ottobre. Vabbè, andiamo avanti. Preferito make up del mese di dicembre, in realtà da un po' prima, credo di averle parlocchiato durante un get ready, però ne voglio parlare un po' di più qui perché è questa. Brow Pencil 90% Natural di Astra. Questa è la linea Natural di Astra. Costa pochissimo, è fantastica. Io di Astra questa cosa la ripeto all'infinito, ma perché è una cosa fattuale, cioè un aspetto fattuale della faccenda, che costa poco e la qualità è alta di tantissimi prodotti. E chi ha preso le palette che ho suggerito o i prodotti che ho suggerito Astra, poi mi scrive sempre, dice Lisa, effettivamente la palette per esempio Nude Astra è favolosa. Ma torniamo un attimo a questa matita. Allora, matita sopracciglia automatica, e io gradisco, sinceramente preferisco io le matite automatiche che le matite da temperare. Le matite da temperare mi portano un mezzo sbattimento, nel senso che le devo temperare io, e io ho un temperino che perdo e poi ritrovo, e poi riperdo e poi ritrovo. Dici, perché non lo metti sempre allo stesso punto? Ottima idea. Sono dei pesci, non sono della vergine. E questo è il motivo sostanziale. Ma perché preferisco le matite automatiche? Oltre ad essere più pratiche, solitamente il culettino e il temperino piccolino a misura della mina del prodotto. Al di là della mia sbadataggine, questo è un prodotto che per quanto mi riguarda merita. Io utilizzo per il mio incarnè numero 1, che teoricamente sarebbe
adatto alle bionde. Io preferisco utilizzare questa tipologia di colore perché mi sbatte meno in viso, mi appesantisce meno il viso, perché diciamo che dovessi utilizzare un colore più scuro, oh raga, sembro mi arrabbio, il padre di Kiss Me Lee, c'è una cosa in guarda, ma proprio non mi piace, quindi utilizzo il colore per le bionde, quindi il numero uno. Mi piace, facili da trovare, ormai si trovano tranquillamente all'OVS, costa poco, funziona, why not, da provare. Cibo preferito del mese di dicembre, che porterò anche a gennaio, probabilmente a febbraio, e credo che non sia neanche la prima volta che le nomino, le mele deliziose. Non esiste altra mela se non la mela deliziosa. Non ditemi no, ma le Fuji sono le più buone? No. Le Pink Lady sono le più... No. Le mele verdi? No. Benché io oggi mi sia vestita da mele verde e abbia una lattuga sulla spalla, no. L'unica mela esistente nella mia vita è la mela deliziosa. Elenco i motivi per cui mi piacciono le mele deliziose. Uno, sono profumatissime. No, le Fuji non profumano come le mele deliziose. Cominciare che litighiamo già a quest'ora. Non me la sento. No. Cioè, se tu vuoi litigare, io ti posso soltanto ascoltare. Il profumo meraviglioso. Sto odorando come se sentissi gli odori in questo momento. Sono chiusa. Sono... Bello questo raffreddore. 2. La consistenza granulosa. Mamma, che buona. Sì, ma le mele, quelle là sono più croccanti. No, non le voglio. Croccante no. Mi piacciono farinose. Belle farinose. E poi sono così succose. No, non mi dire che altre mele tipo sono succose. No, l'unica mela profumata, succosa e granulosa, qua mi darei ragione, non mi puoi dire nient'altro, è la mela deliziosa. Ti dico solo che mi devono fermare dal mangiare, perché io sarei capace di mangiarne tantissime. Non lo faccio, ma è la mia mela preferita in assoluto e io... compro mele deliziose, compro i sacchi di mela deliziosa e piacciono pure Elisabetta, quindi al pomeriggio quando facciamo la merenda uno spicchietto va pure Elisabetta. Non esiste altra, per cortesia non cominciare a dire no perché le mele Fuji, no, deliziosa, buonissima, vive il Trentino. Serie al mese di dicembre, in realtà essendo stata malaticcia e poi malatissima perché ho avuto una brutta febbre per parte del mese di dicembre, mi è capitato di vedere qualcosina, ma perché sostanzialmente sono rimasta bloccata e il mal di testa era talmente tanto forte da aver avuto difficoltà a leggere, quindi mi è capitato di vedere qualcosa su Netflix o Amazon Prime, però in linea più generale credo che sia stato Netflix o Amazon Prime a guardare me, nel senso che ero un po' così, la mia soglia dell'attenzione già non è altissima, ci metti pure un'influenza furiosa, ciao, poi guarda, cammino con le lattughe qui, ma al di là della lattuga. Allora, ho visto diversi documentari, io sono appassionatissima di documentari e docuserie, molto seri, quelli li ho visti, non hanno visto me. Poi ho visto qualcosa di un po' più leggero, ho visto la docuserie di e con David Beckham, mi ha lasciato stranita questa, non capisco come ne esce Victoria, non riesco a capirlo, non capisco come ne esce lui, cioè di lui ho capito che ne esce ricchissimo, ma oltre questo non lo so, ci sono stati momenti un po' disturbanti, quindi no. Una docuserie che mi è piaciuta invece tantissimo ed è il preferito del mese di dicembre, per quanto io possa averne capito, non l'ho capito, è la docuserie di e con Robbie Williams. Guarda, ho cliccato ok con pochissime aspettative, dicevo vabbè, vediamo la storia di una pop star, e invece è andato a finire che mi è piaciuta da impazzire, ma proprio dai primi 3 minuti, bellissima, perché è un racconto tramite video, nel senso lui a un certo punto, quando viene fatto fuori dai Take That, si affianca con un musicista che era anche il suo arrangiatore. A un certo punto della serie dicono eravamo una band che si chiamava Robbie Williams, ma lui in realtà componeva con un'altra persona. Ebbene, con questa persona, della quale ovviamente a me sfugge completamente il nome, sarà famosissimo nell'ambiente, ma io sono per i fatti miei, cioè tanto che mi ricordo Robbie Williams, figurati. Comunque,
Questa persona, questo musicista con il quale ha scritto grandissimi successi, cioè quelli che noi più ricordiamo, Let Me Entertain You, Angel, queste canzoni che lo hanno fatto rischizzare al vertice, ha ripreso buona parte di questi anni. C'erano anche ovviamente delle riprese di Troupe, altri tipi di riprese, perché cominciava un po' l'epoca delle videocamere, delle fotocamere, facevano anche dei brevi video e via scorrendo, quindi c'erano tantissime ore di girato che Robbie Williams non conosceva. Quindi racconta la sua storia attraverso le sue reazioni, quindi il Robbie Williams di oggi, ripulito, disintossicato, con dei bambini in casa, con una moglie, con una casa stupenda. Allora, se è la sua, è meravigliosa, perché io quando guardo, a tutto lo fai sto flash, quando guardi le cose su Netflix, se sono veramente case loro, perché praticamente, no, perché nel docuserie dove ci sono gli esperti che parlano, quelli tipo fanno le interviste, quello dietro solitamente è un set. Quando ci sono invece tipo personaggi famosi, io me lo chiedo sempre, ma questa è casa sua? Ma non so perché, io guardo sempre i mobili dietro, certe volte un po' mi distraggo guardando i mobili dietro, è una cosa che guardo molto spesso, perché certe volte mi blocco, che bella quella lampada, mamma mia, e mi perdo la scena, che belle tende, e non capisco come finisce il film. E se non sei Pesci terza decade, quindi Pesci gravissimo, non puoi capirmi, questo è una vita difficilissima la mia. Comunque ti dicevo, lui racconta questa docuserie, è la reazione del Robby di oggi al Robby di ieri, dell'ascesa e di cosa ha comportato questa ascesa al successo. È amara in tantissimi punti, ci sono degli stralci che mi sono rimasti particolarmente impressi e che mi hanno lasciato veramente molto amaro in bocca e che mi hanno fatto empatizzare moltissimo con lui, nonostante sia una persona per me inarrivabile, irraggiungibile, cioè veramente in alto. Non è una persona con la quale io tendo a empatizzare, perché chissà che cosa abbiamo in comune io e Robbie Williams, probabilmente assolutamente niente. Ma il suo racconto, cioè la sua reazione ad alcune cose, mi ha fortemente colpita, quindi ti consiglio di guardarla. Spoiler, sul finire si addolcisce tanto, però guarda che la parte iniziale e la parte centrale a volte sono amare, ecco, amare. Però ci sta che lui racconti questa parte di sé, che la racconti come l'abbia raccontato, perché mi è piaciuto molto proprio il punto di vista. Non è un racconto, ma è una reazione a qualcosa che è successo della sua vita e che lui sa che è esistito, ma era talmente tanto strafatto da non ricordare. E sentire il suo racconto mi ha toccata, mi è piaciuta moltissimo questa serie, la consiglio. Ma ora passiamo al cosmetico. Allora, ho mostrato la scatola di latta che conteneva questi due prodotti quando ho condiviso un video haul, dove ho mostrato delle cose che stanno risultando tutte degli ottimi acquisti. Volevo mettere in questo video la spazzola, però ci ho fatto un video dedicato, quindi ti lascio magari la scheda informativa sulla spazzola con l'asciugatura rapida di Fran Provo, perché mi sembrava che c'era troppo ravvicinato come cosa. Però obiettivamente di quelle cosette che ho mostrato nel video olio che ho fatto, sono sbagliata acqua e sapone, mi sta piacendo tutto quanto. E tra i cosmetici metto questi due. Pupa per le festività fa dei cofanetti. Allora, ai miei tempi, quelle della mia età ricorderanno le trousse Pupa, che erano delle strutture architettoniche che, mamma scansati, io ho un cofanetto Pupa che se lo apro mi diventa così, piccolo è così, aperto è così. Che poi pure lì non è che ci pensavano moltissimo, perché mettevano gli ombretti accanto ai gloss e se toccavi un ombretto il gloss era finito. Ma non di meno a cosa andiamo avanti. Pupa ha sempre fatto, diciamo, negli anni questi kit natalizi. Io quest'anno ho comprato, perché volevo l'acqua profumata, dovevo comprare il doccia schiuma, ho visto che c'era il kit e mi veniva a costare praticamente tanto quanto, ho preso la latta Wildflowers. Questo è un latte doccia, credo che sia linea Let's Bloom, è acqua profumata. Questi due prodotti li metto tra i cosmetici preferiti perché sono nel mio borsone della palestra. Allora, il latte doccia è fantastico,
tu non puoi capire il profumo. Cioè, quando io mi lavo il box, poi c'è nell'aria il profumo di questo, tanto che sto facendo alcune colleghe, vabbè, alcune colleghe di CrossFit, ci può stare, delle amiche lì al box, certe volte, Lisa, me lo presti? Lisa, mi fa, certo, tieni. E poi c'è pure, no, scusa, mi fa lavare il patto e ti spruzzi anche questo, così, che tu devi sapere che io sempre profumi, acque profumate e spruzzo. Che profumo? Vieni che te lo faccio provare e io nebulizzo le persone. Sempre. Latte doccia, fantastico. Profumo, la pelle è vellutatissima, mi sta piacendo un sacco. Peraltro, guarda che io lo uso tutti i giorni, da settimane, è ancora pieno. Dopo aver fatto la doccia, mi nebulizzo sulla pelle questo, quindi l'acqua profumata per il corpo. Ma guarda che fanno un profumo meraviglioso, mamma mia, ma è una cosa spettacolare. Guarda, se ti capita, io non lo so se si trovano sti kit, dovrei andare da questa zona a prendere dei detersivi, perché sto cominciando a scavare il fondo. È che non trovo parcheggio, perché non ce l'ho vicino a casa, quindi devo andare con la macchina. Se trovo parcheggio mi fermo, altrimenti tiro dritto. Già sono 3-4 giorni che tiro dritto. Se mi capita di andare da questa mano in questi giorni e li becco, metto una storia, perché guarda, sono buonissimi. Le profumazioni sono diverse, per i miei gusti e per il mio naso sono molto dolci. Me ne piaceva anche un altro che, se non sbaglio, fosse, era il kiwi? Sì, forse kiwi. Kiwi, ma possibile kiwi? Era lime, non me lo ricordo. Vabbè, comunque io ho comprato questo Wildflower, se mi piace da morire, stanno ritornando nel borsone della palestra, perché il profumo che fanno è una cosa meravigliosa, guarda, proprio delicatissimo, mi piace un sacco. Abbigliamento preferito del mese di dicembre, ti direi pigiama, però io non sto in pigiama anche quando sto male, proprio cioè devo essere proprio a letto con la febbre altissima, allora sto in pigiama, però io non sono una da pigiama. Ma io no. Come noti, ho dei completi che simulano un pigiama, cioè ho le tute. Però io pigiama, no, se no, non sono mai stata una da tutto il giorno in pigiama. Però ti sto per sparare una bomba. Spesso e volentieri io nel video dei preferiti mostro le ciabatte. Ma guarda che non è facile trovare una ciabatta comoda, una ciabatta che ti piace. Cioè, attenzione, perché guarda che io almeno 10 minuti abbondanti potrei parlare di ciabatte. Questa è la ciabattona più comoda del mondo e sto per elencarti i motivi per cui metto tra i preferiti. Intanto è leggerissima la mia ciabattona, leggerissima, poi ha questa forma a scarponcino, la infili, poi ha questo cordoncino che te la rende leggermente sporty, il tessutino proprio di plastica, tutta plastica ovviamente, perché sono state 6 euro al cinese, non immaginare che sia una pantofola prestigiosa, no, però è comoda, è caldissima. Calda. Io amo il fatto che abbia la suola in gomma, perché così posso fare anche le cose per casa. Ora, al di là del fatto che è comoda, è calda, è un po' caltina, quindi mi tiene calda anche la caviglia, che la cosa non mi dispiace sinceramente, ecco, io ci tengo un po' con la caviglia. Al di là di questo, mi capita di per esempio pulire il pavimento, dare una rinfrescata a casa, e ogni volta per me è uno sbattimento per le ciabatte, ma sbattimento fortissimo, ma potente. Io non so fare le cose a piedi nudi, cioè io non so stare a piedi nudi, io detesto stare a piedi nudi. Quando mi capita di vedere dei reel o dei video con le persone che si fanno le cosette in casa e le fanno a piedi nudi, allora scusami, rimetto la ciabatta. Mi rendo conto che è molto più instagrammabile mettere un jeans con l'orlo scucito, una magliettina bianca e spolverare i mobili a piedi nudi con la piega abbastanza in forma. Mi rendo conto che è più carino a guardarlo, però io soffro tantissimo, perché dico sempre, ma adesso passa il mocio a piedi nudi? No, vero? No? Non lo fare? No, non... Io soffro, io non so fare le cose a piedi nudi, quindi compro delle pratiche ciabattone con la suola rigorosamente in gomma, in modo da pulire per terra. Stavo andando a parare lì, guarda, tutto il discorso era mirato per andare a parare lì, perché io divento pazza quando vedo certi reel e dico no, non lo fare. Ok, il reel carino, però la ciabatta, mettila, non si sa mai. In questo video sono molto drastica sia sulle mele che sulle ciabatte. Lì, guarda, irremovibile. E anche sull'uso scriteriato delle lattughe.
Se te lo stai chiedendo, no, non è una lattuga, è un fiore. Tra l'altro è una spilla fatta a mano in seta. Me la sono regalata un giorno in cui non ero assolutamente in forma, ma dico questo non per la bellezza dell'oggetto, ce lo ricomprerei. Non ero in forma e mi sono fatto un regalo, non mi facevo un regalo da più di un anno. Mi sono fatta questo regalo, solo che ogni volta che la metto rido perché sembra che ho una lattuga romana messa qua. E mi fa molto ridere, infatti chiunque mi dice, ma sta spilla? Una lattuga. Mi ha fatto ridere quando l'ho visto, ho pensato, sembra una lattuga, ora la compro. No, è una bellissima spilla. No, cioè, a parte lo scherzo, è proprio bella. Mi rendo conto che sembra una lattuga. È simpatica. E quindi adesso io ho bisogno di utilizzare un fazzolettino, quindi confermo i preferiti. Molto probabilmente ho tagliato la parte nella quale mi soffiava il naso perché non era assolutamente il caso di fare vedere questa scena, ma la situazione è così. Anzi, mi sento fortunata perché quel mal di testa odioso che ho avuto da qualche giorno, ora non vorrei parlare troppo, ma stava a sentire, sono un po' più presente, ecco. Ti lascio raccontandoti che io il 27 di dicembre ho fatto la splendida, nel senso che ho detto mi vado ad allenare e sono andata al box, la splendida. Perché ho detto non ne ho febbre, che vuoi che sia, mi vado ad allenare. Non sono arrivata a 10 minuti e nei 10 minuti c'è anche il riscaldamento, non ci sono. Aspetta, riscaldamento che è stata un'agonia. Mi sono fermato e ho detto, signori, buon anno, ciao! Sono andata e sono ritornata relativamente da poco ad allenarmi perché non ce l'ho fatta, sono rimasta bloccata. Per dirti, ho fatto proprio la splendida. No, Massima, io ci vado. La splendida, proprio splendida, pallida, ma proprio. Non riesco a respirare. Ma che sta succedendo? Che sta succedendo? Genio! È stato bellissimo stare in tua compagnia. Cominciamo un nuovo anno, anche se non è il primo video che ho caricato quest'anno. Non ho fatto i video preferiti prima perché me l'ero dimenticato. Sono dei pesci, come te lo devo dire? Mi dimentico le cose. Ma che stavo dicendo?